Grazie Presidente e grazie consiglieri. Allora, quest'oggi vi propongo per l'approvazione una delibera in realtà molto semplice nei contenuti, ma che ha una portata di grande impatto e che segna un primo passo, uno dei primi passi che non sono chiaramente non termineranno di qui a breve, sul lavoro che stiamo facendo sul piano urbano dei parcheggi. Come sapete, il tema del piano urbano dei parcheggi è un tema molto complesso che nel corso dei decenni, dovrei dire, è stato sedimentato e è stato anche oggetto di cambiamento da un punto di vista della normativa di riferimento. Ecco, con questa delibera noi stiamo praticamente proponendo l'espunzione dall'attuale piano urbano parcheggi di 57 interventi attualmente improcedibili. Quindi come sono stati identificati questi 57 interventi? Sono interventi per i quali ci sono stati dei pareri tecnici negativi, vincolanti in sede di conferenza dei servizi, ci sono stati dei pareri negativi in quanto il progetto interferiva con i sottoservizi, ci sono stati anche dei progetti esclusi perché ricadenti in un'area non di competenza comunale. E poi ci sono stati altri progetti, un altro gruppo di progetti che sono risultati, come dire, non ancora conservabili nell'attuale piano in quanto carenti di altri elementi progettuali. Quindi, fatto, attualmente il piano parcheggi si compone, tanto per darvi una sintesi, di 257 interventi, di cui 42 sono ultimati. 10 sono in corso di realizzazione, 46 sono stati oggetto di convenzione, 19 sono stati oggetti di approvazione del progetto con ordinanza o delibera e 140, che sono quelli che abbiamo iniziato e stiamo volgeremo poi a conclusione, sono quei progetti che sono stati programmati ma per motivazioni legate alla mancata fattibilità tecnica amministrativa del progetto, quindi non possono essere portati avanti. Quindi in questo anno, così come prevedevano i nostri obiettivi identificati nel DUP del 2017, obiettivi strategici e operativi che, ci tengo a rimarcarlo, prevedevano una prima disamina di tutti i progetti contenuti all'interno del PUP e si prevedeva quindi un primo processo di razionalizzazione e quindi con questa delibera siamo perfettamente nei tempi e nel programma che avevamo identificato lo scorso anno, stiamo andando a eliminare 57 interventi. Eravamo partiti da 65 sui 140 e so che questo è un tema che ha suscitato, devo dire, una sterile polemica. Consigliere Diaco. Ci tengo a precisarlo. Perché? Perché abbiamo distinto questi 65 parti di questo pacchetto dei 140 in due categorie. Quelli che sicuramente avevano un rischio di contenzioso molto molto basso da parte delle aziende proponenti e sono quelli che oggi sono oggetto di espunzione attraverso questa delibera e poi ce ne abbiamo individuati 8 per i quali i rischi erano un pochino più elevati e quindi era necessario avviare un'attività istruttoria aggiuntiva, attività che è ancora in corso, fatta di deduzioni e di controdeduzioni tra azienda proponente e amministrazione. Dunque, proprio per questo vi dico che con questa delibera noi semplicemente non stiamo andando a provare alcun tipo di nuovo piano, stiamo semplicemente togliendo, eliminando e espungendo da questo piano 57 interventi. Per gli altri 8 che sono indicati in delibera stiamo semplicemente approfondendo le attività istruttorie per arrivare poi a una conclusione e a una decisione. Tutto qui. Quindi quello che ci tengo a dirvi è che, diciamo, al di là di queste polemiche strumentali, questa delibera è soltanto uno dei passaggi, degli step che stiamo seguendo per rimettere a ordine a una materia che sappiamo tutti essere particolarmente complicata e particolarmente stratificata nel tempo. E mi spiace aver letto in questi giorni, anche ieri tra l'altro questa notizia è stata ripresa su un quotidiano di stampa in particolare, il fatto che si dicesse che questa amministrazione stava proponendo un nuovo piano urbano parcheggi, falso, in cui noi volevamo dare seguito a dei progetti, utilizzo le parole anche, come dire, un po' forti, oserei dire volgari, utilizzate in questo articolo. Non abbiamo intenzione di sventrare il Colle del Quirinale, abbiamo semplicemente intenzione di rimettere ordine a una situazione che negli anni è stata abbandonata. Sappiamo tutti che
Questa necessità di rivedere il piano urbano parcheggi nasce in particolar modo nel 2012, quando l'ufficio speciale sul traffico, sulla gestione del traffico, è stato poi eliminato. Non mi pare che dal 2012 ad oggi siano stati effettuati atti così importanti per rimettere in ordine l'attività su questo tema. Ci tengo a dirvi anche che, come da obiettivi che stiamo inserendo nel DUP, nel documento unico di programmazione 2018, entro il 2018 avremo un nuovo piano urbano parcheggi che sarà destinato evidentemente a rimettere completamente ordine nel piano attualmente in vigore e soprattutto a recuperare quelle procedure trasparenti, di pubblicità e comparative necessarie per attribuire a un'azienda la possibilità di sviluppare un progetto, così come prevede tra l'altro il codice dei contratti e così come anche ci segnalava una delibera dell'ANAC, allora autorità di vigilanza dei contratti pubblici del 2012. E quindi quello che voglio dirvi è che spero che questi episodi di cattiva informazione, che coinvolgono non solo questa giunta in realtà, ma anche la Commissione Mobilità che su questo ha lavorato tanto, che coinvolge l'intera Assemblea Capitolina, possa in qualche modo essere anche da voi contenuta. Io invito evidentemente quest'Aula anche a esprimere la propria posizione rispetto a questo tema, lavorare su per recupero e ripristino della legalità, avendo però sempre di fianco una cattiva informazione che reitera, tra l'altro, informazioni false e tendenziose, che scredita il lavoro, ripeto, non soltanto mio della Giunta, delle Commissioni, ma dell'intera Assemblea Capitolina, sia un qualcosa molto molto grave che io voglio segnalare a questa Assemblea e chiedo anche di esprimersi in questo senso. Grazie.